a New York, a Natale, il giocattolo più regalato è stato un pupazzo di color rosso, di nome Bill Blaine. È un pompiere snodabile, capace di evoluzioni incredibili, ma soprattutto di far sognare una generazione di bambini. Dopo l'11 settembre, nella mente dei newyorkesi, il termine eroe corrisponde alla faccia sudata e sporca di un tizio che sale affannosamente verso le torri gemelle in fiamme. Quel tizio si chiama Michael Keo ed è un pompiere. Alla fine si è salvato, grazie a lui l'hanno scampato una trentina di persone. Il capitano Sapienza comanda il distretto 33 a sud di Manhattan. Dice, è bello quando la gente ti saluta per strada e le nonne ti portano i biscotti fatti in casa. Al distretto 33 campeggiano come in un'altra stazione le foto ricordo, fiori, disegni con frasi patriottiche. Ciascuno ha pagato il suo triste dazio. Il distretto 33 sono nove i nomi che non hanno più conto. Racconta John Baldassare, 44 anni, di cui 22 in uniforme rossa. Facciamo soltanto il nostro lavoro. Certo non è piacevole quando trovi i resti di una persona oppure scopri la faccia di un collega tra le macerie, ma questo è il mestiere, noi facciamo soltanto il nostro lavoro. Pochi giorni fa Baldassare ha visto sul giornale la foto di un collega. Era corso alla Twin Tower quel giorno e si era lanciato su per le scale, infine era rimasto a terra senza fiato, avvolto dal fumo, schiacciato dal peso dell'equipaggiamento, fin quando la mano di un collega lo ha trascinato di sotto a terra verso la salvezza. Ora, a distanza di tempo, quel pompiere cercava di scoprire chi fosse il suo salvatore. So chi lo ha portato giù, racconta Baldassare, si chiama Mike ed era nella mia stessa squadra. Non ho dimenticato la scena, c'era parecchia gente e ricordo quel tipo che era in affanno. Mike lo porta giù, poi però è voluto tornare su, che da allora non l'ho più visto. Nessun cenno di commozione, ma anche Mike, come tutti gli altri, stava facendo semplicemente il suo lavoro. E dalla logica della guerra. Giovanni Paolo II, all'Angelus del 23 febbraio 2003. Aria di guerra in questi giorni, aria cupa, per nulla rallegrata da mille e mille bandiere arcobaleno che dalla finestra delle case e dalle scuole rallegano le città urlando pace. Aria rabbiosa di scontro, di violenza, di morte, aria tragica. E contro la follia di chi reputa che l'unico modo di portare democrazia, giustizia e pace sia la guerra, si leva la voce stanca di Giovanni Paolo II che, invitando tutti ad una giornata di digiuno e di preghiera, sostiene che l'unica alternativa possibile è la pace.